Alice fa ritorno al tanto amato Paese delle Meraviglie. Tim Burton ci ripropone il viaggio nel mondo della fantasia e dei sogni, stavolta in stile gotico e con un'Alice decisamente cresciuta, ma che ancora tanta voglia di credere nel potere della fantasia. L'ultimo prodotto della Disney, nonostante l'inutile elemento visivo del 3D, che non regala nulla di più alla favola e nonostante esuli un po' dallo stile tradizionale di Tim Burton, rimane comunque buono, perché ha il merito di riuscire a catapultare grandi e piccoli nel mondo dell'immaginazione e dell'infanzia, ripercorrendo i personaggi del celebre romanzo di Carroll, tra cui il cappellaio matto, interpretato da Johnny Depp. Solo se pensi che lo sia. Hai fatto colpo sulla hostess. Guarda verso di noi ogni 5 secondi. No. 5, 4. Dai, aspetta. Le serve qualcosa? Mi piacciono tanto i biscotti. Il regista Marshall celebra il giorno di San Valentino portando sul grande schermo Appuntamento con l'amore, ennesima commedia romantica su buoni sentimenti, dalla facile commozione e dall'eccesso di melassa, che non costituisce, senza dubbio, nulla di nuovo né di originale al panorama della commedia sentimentale. L'intrecciarsi di vicende di personaggi, sì e no stereotipati, le 10 storielle banali, zuccherose, da batticuore, che hanno per centro un negozio di catcher, fanno parte di un contenitore cinematografico già visto, che non viene salvato nemmeno da qualche buona interpretazione. Colpa mia se mi ritrovo a San Valentino da sola! Il rapporto più intimo! Però col mio BlackBerry! Esatto! E meno male che vibra! Mi faccio una banca. Che significa mi faccio una banca? Beh, entro, faccio vedere la mia pistola. Quelli si cagano addosso dalla paura, prendo i soldi e me ne vado. Stupidaggini. Lo sai qual è il tuo vero problema? No. Ti piacerebbe essere un tipo duro e invece sei un debole. Non è carica. Alex dirige un bordello a Vienna. La voglia di redimersi e di cominciare un'altra vita è talmente forte che l'uomo decide di fuggire con una prostituta da lui amata di nascosto. Per fare questo, progetta però una rapina che avrà degli esiti sconvolgenti. Alex, disperato e desideroso di vendetta, si rifugia così nella fattoria del nonno. Il regista Spielman, con questo film, indaga con eleganza e lucidità formale la complessità psicologica di due uomini, collegati da un fatto che condizionerà per sempre le loro vite. Il turbamento e l'inquietudine umana, il desiderio di vendetta e di riscatto, sono rese benissimo in questo dramma esistenziale dai tratti noir.